Ricordatevi che non è difficile trovare questo sito perché è il sito di Gesù. Basta che scrivete www.gesù, la luce del mondo, italiano, it, tutto unito. Se vi viene difficile questo nome, scrivete il mio nome, ricerca Angelo Picone. In Google, Yahoo, un qualsiasi ricercatore che ci sono in internet e troverete tutto. Ci metterete più tempo perché vi darà migliaia e migliaia e migliaia di pagine mie dal 1994 che il Signore mi convertì fino a oggi. Sarete sorpresi, troverete anche il mio libro, troverete anche altre cose. Troverete anche un po' di spazzatura, perché è normale quando uno mangia fa spazzatura. E dal 1994 mi ho fatto tanta spazzatura, tanto che pago le tasse per la spazzatura. Il comune mi richiama e mi dice, Picone Angelo, questa è la tassa annuale e sappiamo che è un poco caruccia. Ecco. Anche noi facciamo spazzatura. Però ringraziato sia il Signore che ci dà il modo di buttare questa spazzatura ai piedi di Gesù, senza pagare tasse. Se dovremmo pagare pure le tasse per buttare i nostri peccati ai piedi di Gesù, non ci fossero denaro sufficiente per pagare queste tasse per il Signore. Ringraziato è il Signore che ce li dà, che ce li fa fare e ci libera gratuitamente. Questo è il colmo di Gesù, che fa queste cose con tranquillità, serenità e felicità. E noi questa sera vogliamo dargli gloria. Come si dà la gloria? Se vi dico chi viene in queste live, noi o con la mente o con il corpo ci mettiamo in ginocchio. Sempre se non c'è nessuno a casa o ovunque ci troviamo, possiamo trovarci anche fuori, in macchina o nel bar, ovunque ci troviamo, non vi andate a mettere in ginocchio davanti la gente, chiunque sia, anche se sia vostra moglie o vostro marito o vostro padre, vostra madre o vostra sorella o vostro fratello. Non vi azzardate, perché questo mondo è invidioso e critica. Quando voi vi dovete mettere in ginocchio, dovete mettervi isolato. Isolato come? Se le difficoltà sono tante, andate in gabinetto. Il primo gabinetto che trovate, entrate, vi chiedete e fate tutto lì. Mettete in ginocchio e lodate Dio, ringraziandolo. A volte bastano anche 4 minuti, non 5, 4. Vi ginocchiate e dite, lodato sei tu, Dio onnipotente, che oggi inizio a conoscerti, ad amarti, a lodarti. Stop! Dice, ci fanno i tedeschi. Italiani ci dicono stop. Basta. È più che sufficiente. Deve cominciare a sentirsi avviato in questo paradiso
terrestre che Dio ci sta mostrando. Non è necessario prolungare preghiere lunghe come fanno altre persone e dichiarano che devono fare delle ripetizioni, 10 Ave Maria, 10 Padre Nostro, 10 altro dolore e così cominciare a ripetere. No. Queste preghiere sono disturbo a Dio. Dio non piacciono. Queste sono ripetizioni inutili. Dio gli piace quando noi ci facciamo uscire dal cuore e dall'animo e dallo spirito contemporaneamente un flusso magnetico di fede. Dal cuore, dall'anima e dallo spirito. Immaginate cosa direste al vostro innamorato, voi donne, voi sorelle, fratelli, cosa ci direste alla vostra innamorata o voi al vostro innamorato? Quando ce l'avete davanti, oppure la mattina quando vi chiama e vi manda il cuoricino e vi scrive amore mio ti amo, come ci dite? E quando mi ami? Ma mi ami davvero? Sì. Ma quando mi ami? Cataluna, quando mi ami? Ma quando? Tanto, 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 voi ci dite e vorrei ancora più tanto, 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 tanto. Questo dovete condividere con lo sposo eterno, Dio e Gesù. Se voi riuscite a fare quello che fate con il vostro fidanzato o con la vostra fidanzata, siete a posto. Siete nel più bel punto della vostra esistenza e qualcuno mi capisce. Cosa vuol dire questo tocco sano? Di immergerci nella beatitudine di quel momento prezioso, la riflessione beata del nostro primo incontro con il nostro innamorato. Già vengono i brividi, ah, ma se mi seguì Dio finalmente, finalmente seguì, non ci credevo che tu venissi, eppure sei venuto. Gesù, Gesù, sei venuto, sei arrivato già nella live. Angelo Pipone 51. E proprio qui è venuto lo Spirito Santo in questa live. Angelo Pipone 51 è venuto subito, guarda, è arrivato. E la gloria a lui indipendente e se non altro.
stato salve, di cosa si parla qui? Intero. Sì, sì, veramente. Di quello che abbiamo cominciato a parlare, licenza. Ci posso dire che il talento non è suo. Perché ne si parla di tutto, in realtà. Niente. Di salute, niente. Di vita, un'angela. Io lo vedo di gioia, d'amore, di tranquillità, di guarigione, di testimonianza. Per poco ci saranno le testimonianze delle persone che sono guarite. Non li vedo più. Ma che? Sono diventate ricche? Si sono salvate? Si sono messi in testa che adesso non hanno bisogno più di me. Tra poco saremo in live. E se ne vanno per questo spiegando. Un buon pomeriggio a tutti quanti, Dio ci benedica. Non lo sanno che non si allontanano da me. Io non ho bisogno di loro. Un saluto a tutte le mie innamorate e i miei innamorati, fratelli e sorelle. E Dio ci benedica da Dio, perché qui c'è a Dio, tutti coloro che ancora sono all'inizio, si allontanano. Immaginatevi questo grande amore agape che Dio ci dà e sarete pieni di Spirito Santo. Un mese, due, tre, quattro, cinque, sei, non è importante. Un anno, li vedo comparire di nuovo. Ciao, qua. Chi sei venuta? Oh, sei venuto? Qua sei? Come stai? Male, fratello Angelo, sto male. Che ti senti? La notte non dormo più. Non mangio più e mi fa male la schiena. E anche le gambe. E qualche altra cosa non ti fa male. Ah, quello non la dico. Che cosa è successo, cari, nella grazia? È successo che allontanandosi da questa live, dopo essere guarite, aiutate, sostenute, e se ne vanno per i cavoli suoi, si sono allontanate da Dio, dal fuoco di Dio, e presto cadranno di nuovo ammalate. È normale, la natura, chi si allontana da Dio, è così. Chi si allontana da Dio, resta isolata dal fuoco eterno. Ma perché fate questo? Perché non state sempre vicino al focolaio di Dio? Che vi do fastidio io? Ditemelo, che me ne vado. Così state vicino a Dio. Basta che me lo dite, io mi metto da parte. E la live la conducete voi. Se dovrebbe essere per questo motivo, io mi metto da parte e la live la conducete voi. Vi do l'autorizzazione. Ma non allontanatevi da Dio e da queste live. Perché lo vedete, sono le testimonianze. Per esempio, la sorella Anna Speciale è allontanato diversi mesi e poi è caduta malata. Doveva fare una cosa e non l'ha fatto, una promessa davanti al Signore non l'ha fatto. Ci ho scritto, ci ho detto sorella, guarda che tu presto sarai ammalata perché non hai fatto la tua promessa. Ti sto avvisando che presto sarai ammalata, ritorna, fai quello che devi fare e guarirai. È arrivata dopo qualche mese e si sentiva male, male,
malissimo. Aveva un blocco intestinale e anche altre cose, ma di schiena e altre, tante altre cose. Ebbene, è arrivata la stessa sera, è stata guarita. Ci ho detto: non ti allontanare, fai quello che devi fare e non ti allontanare, perché sennò cadrai ammalato. Come se ci avesse detto: vai tranquilla, non fare niente, state, non c'è bisogno che vieni qua. Come se ci avessi detto questo. Non c'è bisogno che vieni qua. Di nuovo si allontana e non ti vista più. Di nuovo si sapete che fa? Ogni tanto entra di nascosto in queste live senza salutare né niente. E si vede la live per conto suo. E si vede la live per conto suo. Questo fa. Questo fa. Il Signore è dispiaciuto. Il Signore è dispiaciuto. Forse